Sì, pronto? Ciao Fabio, io sono fuori dalla concessionaria, ti aspetto. Ok. Fabio Balaso, un padovano che compra casa a Civitanova. Ti senti più marchigiano o più veneto? No, mi sento ancora più veneto, sicuramente sì. Allora facciamo un test subito per vedere se sei veramente veneto. Mi traduci spussa da freskin. È difficile. Intanto è un odore. Sì, puzza di pesce. Puzza di pesce. Diciamo che non è proprio traducibile. No, diciamo che è proprio l'odore in sé. Va bene, dai, test superato allora. A 17 anni eri già in massima serie, adesso hai trovato la maglia azzurra. Cosa e chi ti ha aiutato in questo passaggio? Sicuramente i miei allenatori che ho avuto, anche quando giocavo a Padova, mi hanno aiutato molto a crescere sia come giocatore, ma anche a crescere come persona. E poi la maglia azzurra naturalmente sicuramente è una grande soddisfazione per me. Spero di continuare a far parte della nazionale. Come hai appena detto, sei cresciuto nelle giovanili a Padova e poi sei arrivato qui e hai preso il posto del numero uno al mondo. Com'è stato il debutto? Ti ricordi quel momento? Beh, il debutto è stato interessante perché ero, diciamo, un tantino agitato, come penso sia normale, però è stato bello, è stato molto emozionante. L'agitazione c'era, ma già arrivare qui i primi giorni, i primi allenamenti, comunque sostituire un grande giocatore, un grande campione come Genia, dovevo dimostrare di essere alla sua altezza. Mi sono ambientato molto bene e niente, siamo qui. Ti sei ambientato molto bene e c'è da dire che hai dimostrato e stai dimostrando di essere all'altezza. Beh dai, speriamo, cioè lo spero e comunque spero di continuare a far parte di questa società e di vincere tanto ancora con questa maglia. Uno timido e introverso come te, come ha trovato la forza di rendere pubblica una proposta di matrimonio? Per me è stato molto bello comunque condividere la mia proposta che ho fatto a Sara e anche come l'ho fatta, perché comunque l'ho fatta in modo, diciamo, tra virgolette, un po' particolare, chiedendogli comunque in ginocchio, diciamo, un modo classico, come si chiedeva una volta, ecco. E da donna posso dirti che hai fatto sicuramente un bel lavoro. Sì, diciamo che sono stato molto contento, è stata molto contenta anche lei, perché comunque lei non se l'aspettava assolutamente. Molto felice per come gliel'ho fatta, è stata una sorpresa riuscita alla perfezione. Senti Fabio, i maligni direbbero che il libero è uno schiacciatore che non ce l'ha fatta. Tu cosa ne pensi? Ti senti appagato o daresti ragione a queste persone? Allora, in parte darei ragione a queste persone, perché comunque è un po' la storia che ho avuto io, che comunque ho iniziato da schiacciatore, e però poi alla fine, andando sempre più avanti con gli anni o comunque andando su di categoria, diciamo che ero... l'altezza non me l'ha più permesso e quindi ho continuato il mio percorso come libero e da lì poi, insomma, fino ad adesso ho continuato con questo ruolo che sicuramente a me piace molto e mi sento molto appagata. Quindi, a proposito di questo, tu, diciamo che possiamo considerarti il regista della difesa, ti posso chiamare così? Sì, va bene. Il regista della difesa, da questo 2022 cosa si aspetta? Uno scudetto, una Champions League o un mondiale? Cosa preferiresti vincere? Da questo 2022 preferirei
la Champions League, sì. Grazie Fabio, ti lascio al tuo allenamento. Grazie a te. Ci vediamo presto. Ciao.